Ma qual è quell'allenamento che forse è uno dei più importanti che gli atleti dovrebbero fare e che probabilmente non fanno mai? 5 secondi e te ne parlo. Eh sì, la respirazione quanto è importante nell'esercizio fisico, post esercizio fisico e così via. Sono veramente tante le problematiche che sono legate all'approccio alla respirazione quando un atleta. Intanto partiamo dalle basi scientifiche, oggi parliamo di questa del 2016. I muscoli respiratori facilitano recupero e ritorno venoso, uscita su Breath nel 2016. Questa è la rivista di riferimento. Mettete però anche un like o condividete perché è veramente molto importante. Poi, insomma, in queste dirette diamoci una mano per divulgare le evidenze scientifiche. Stavolta parliamo con una persona che ha un duplice aspetto, perché una Sports Science Academy è un nostro influencer, quindi una persona di riferimento che tratta alcune tematiche, e una delle tematiche è proprio la respirazione. Poi è anche molto nota, ha scritto libri, lo trovate in televisione, in radio, eccetera. Stiamo parlando di Mike Maric. Ciao a tutti, sono Mike Maric, sono stato un apnista di alto livello, ora sono apnista per passione, sono medico docente universitario all'Università di Pavia. Una delle ultime evidenze scientifiche sul tema della respirazione, il tema che io tratto, parla dell'importanza di una ginnastica respiratoria a fine di facilitare il ritorno venoso e quindi la recupero post performance. Questo è uno dei tanti topic che io sto trattando con atleti di alto livello, cioè il tema della respirazione, della performance applicata nello sport, nelle diverse discipline. Il mio background sportivo, o meglio, le mie temi di applicazione vanno dal nuoto alla pallanuoto, alla scherma, al karate, al ciclismo e al running. Di questo e di altro sarò ben felice di parlarne con voi, con Gianmario Migliaccio. Grazie Mike, lui è proprio uno specialista evidence-based, quindi applica le evidenze scientifiche poi direttamente agli atleti e giustamente poi ci accorgiamo dei risultati. Allora ritorniamo un attimo sullo studio che ci dice anche altre cose, ovvero che la contrazione dei muscoli respiratori, se ben allenati, può facilitare la circolazione, lo smaltimento di lattato e l'eccesso di CO2 oltre al ritorno venoso, come è stato detto anche da Mike Maric. Quindi ritornando sull'aspetto funzionale, se noi andiamo a cercare cosa sono questi muscoli respiratori? Intanto sono tre gruppi di muscoli: il diaframma, i muscoli della gabbia toracica e i muscoli addominali. Quindi non stiamo parlando solamente di un muscolo. In questo caso poi ci sono da considerare altri aspetti, perché quando c'è l'attività fisica, questi muscoli entrano in competizione con loro, cioè tra di loro, ma anche con quelli poi diciamo che richiedete per fare attività fisica, se siete runner o fate attività in palestra e quant'altro. Quindi da una parte abbiamo una necessità richiesta di ossigeno proprio dagli stessi muscoli che devono fare quelle operazioni importanti che sono di flusso e di pressione, perché ovviamente la muscolatura è impegnata in questi due frangenti, e poi chiaramente anche l'ossigeno deve cercare di capire che priorità dare a tutto questo. Allora, cosa fare? Dare più importanza alla respirazione, che non vuol dire respirare pieni polmoni, significa fare dei protocolli di allenamento molto specifici. E questi, devo dire, ci sono stati contaminati da chi fa apnea, ovviamente, perché sono molto più avanti come sport in queste tematiche, ma come ha detto anche Mike precedentemente, poi sono trasferite a tanti sport. E devo dire, i benefici, ci sono tanti studi anche sui benefici di questo, e sono trasversali in tutte le attività fisiche. Quindi, se siete, diciamo, atleti, mettiamo dal bodybuilding, al triathlon, così prendiamo un po' tutte le aree, dalla parte estetica alla parte di ultra endurance, pensate che molto probabilmente avrete dei benefici fondamentali nel post esercizio facendo dei protocolli precisi e mirati di allenamento per i muscoli respiratori, che riguardano sia inspirazione che espirazione, anche perché c'è una bella differenza di quando, soprattutto i muscoli espiratori a riposo hanno una funzione abbastanza automatica, quando invece siamo sotto esercizio fisico, sotto intensità, la muscolatura espiratoria deve essere attivata in una forma molto diversa dal normale. Se non l'abbiamo mai allenata, come dire, stiamo andando a fare la maratona, ma non abbiamo mai fatto un'ora di corsa in vita nostra. Forse non ci andiamo a fare la maratona.
funziona e molto probabilmente non arriveremo mai. Quindi questo è quello che accade molte volte. Pensiamo alla respirazione, pensiamo anche a ottenere nuovi margini che probabilmente sono inaspettati. Grazie alla Sport Science Academy, oggi all'influencer Mike Maric, ci sentiamo domani. Ciao. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.